Gianni Gatti e Sandra Ceccarelli. Quindi la protagonista è il regista di questo corto. E intanto direi subito che Uraniani, per chi non l'ha visto, il titolo fa riferimento proprio ad Afrodite Urania, protettrice degli amori omosessuali, che quindi in questa sede mi sembra importante da dire. E diciamo che quello del concorso è il primo episodio di un film di lungometraggio ed è autonomo, quindi diciamo si può vedere anche solo questo, e gli altri speriamo di farli nell'anno che segue, e questo appunto ci aiuterà ci è servito insomma a mostrare che cosa può essere il film per intero, perché è una storia ambientata, sono cinque storie ambientate nella stessa spiaggia in cinque epoche diverse del secolo scorso, con il tema, con l'omosessualità che ritorna. I protagonisti quindi sono tutti omosessuali, cosa che nel cinema, soprattutto quello degli anni 30, degli anni 60, quelle le epoche più antiche, non ha mai dato rifugio a dei personaggi omosessuali protagonisti, sempre delle macchiette, e quindi è questa l'idea. Dunque, io nell'episodio sono Irma Grammatica, un'attrice molto famosa negli anni 30, 40. 20 anche. Anche 20, insomma, famosa per 30 anni. No, per dire, la figlia di Iorio, quella che ha fatto la prima volta la figlia di Iorio nel 1904 addirittura, a 30 anni. E su questa spiaggia dove si svolgono poi anche gli altri episodi, invece in questo qua è il luogo dove lei si rifugia in vacanza, lontana da tutti, con la sua giovane assistente, segretaria, aiuto, prove, insomma la sua tutto fare, diciamo. E niente, è proprio lei cerca una, diciamo, privacy lì in cui poter stare da sola, invece questa cosa viene messa in difficoltà dall'incontro con il pittore De Pisis, che è interpretato da Pippo Del Bono. E da... continua tu. Sì, diciamo, questa presenza disturbante per... diciamo questa coppia un po' segreta di donne negli anni 30, cioè lui farà luce sulla natura di questo rapporto, anche facendo questo ritratto che si vedrà solo alla fine, la grande attrice proprio non vuole, lui le chiede il permesso di fare questo ritratto, ma lei non poserebbe neanche per un daguerrotipo, per una fotografia, dice, si rifiuta. Chiaramente, come dire, è una storia raccontata così, è bizzarra, però è proprio nello stile di... proprio ci siamo rifatti anche nel tipo di come raccontare gli omosessuali negli anni 30, giocando con i cliché, giocando con lo stile di quell'epoca, e quindi è questo il percorso su questo episodio. Che sia un film di... per il cinema, una cosa per la televisione, una cosa che non si sa dove e quando andrà, però è sempre la sceneggiatura e l'incontro con le persone che o il regista o chi te lo propone, ed è stato proprio un incontro felice fin dal primo momento, e la storia era interessante, ma la sceneggiatura mi ha convinto subito, e quindi il fatto di interpretare una donna degli anni 30 anche è stato una... A me piace molto fare film in costume, ne ho fatti parecchi, e devo dire che, a parte che quest'epoca non l'avevo mai affrontata, e mi piace molto anche dal punto di vista proprio estetico, non parlo proprio solo culturalmente o che so, proprio il modo di vestire, il modo di... il bianco e nero, anche la situazione, per dire, noi giravamo in questa spiaggia e dormivamo in un alberghetto veramente anni 20, forse anni 10, nella stessa costa, quindi è stata tutta un'esperienza abbastanza fuori dal tempo, e questo
non lo potevo sapere prima di girare, ma qualcosa si coglieva fin dal principio. E poi vabbè, non sai mai, l'argomento mi interessava, ma mi interessava proprio il fatto che questa donna volesse, a parte il fatto di nascondere un'omosessualità che in questo caso non è nemmeno fino in fondo, non si sa se queste due donne, cioè sì, avevano sicuramente un rapporto speciale, però era talmente segreto che non è mai poi venuto fuori, o non si sa se si amavano, facevano l'amore o se non lo facevano, insomma è tutto un po' misterioso. Però la cosa, per dire, interessante, visto che lei è molto scontrosa, è molto, è anche il fatto che lei comunque come grande attrice conosciuta vuole avere un momento in cui nessuno, ma nessuno, non dico certo che gli chieda un autografo, ma che nessuno la riconosca e possa vivere la sua vita anche in questo senso liberamente, perché probabilmente era così, era come adesso ti fermano, parlo di persone molto famose, non di me, ma insomma ti fermano per fare la foto, per fare la cosa, allora magari non ti fermavano, però in una città, poi lei viveva a Firenze, passavi e bla bla bla, cose, quindi non so, questa volontà di ritirarsi dalle luci e dal giudizio degli altri. E sul fatto appunto della sua omosessualità, lei ha un problema con questa cosa e quindi non vuole nemmeno, a parte appunto il fatto di avere delle persone intorno, che ce ne sia una che la metta così in luce, come diceva lui, che parli con questa giovane assistente sconvolgendola o rivelando più di quello che Irma vuole, che persino la ragazza sappia, almeno io l'ho presa così. Ma poi anche i due modi di vivere, le lesbiche e gli omosessuali, gli uomini, lui è tutto al sole, in alto, scoperta, lei è sotto la sabbia, proprio sono due cliché, se vuoi, che era carino, visto che avevamo la possibilità di raccontarla a cliché, allora facciamoli come si deve, questo era il gioco.